Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel nostro video tutorial. Oggi con questo video voglio mostrarvi le potenzialità e come si utilizza il software VCASLU. È un software che andiamo a scaricare gratuitamente dal link che vi metterò in descrizione. È di facile installazione e quindi non ci vorrà molto, ma vi sarà molto utile in tecnica delle costruzioni per andare a fare le verifiche a stato limite ultimo nelle sezioni del solaio e del telaio. La prima cosa che dobbiamo andare a fare è andare a vedere il materiale che abbiamo nella nostra struttura. Quindi andiamo su materiali. Abbiamo un calcestruzzo 2530, 2025. Prendiamo e facciamo aggiorna forma di verifica. Come vediamo qui sotto è cambiato. Poi cosa andiamo a fare? Andiamo a vedere la nostra sezione. La nostra sezione quant'è? Ad esempio la trave di un telaio. 30. Altezza 50, una semplice trave 30-50. Poi cosa andiamo a fare? Andiamo a vedere quanta armatura c'è, lo strato di armatura. Quindi opponiamo che ci sono due strati di armature, premiamo 2 e premiamo invio. Poi vi chiede l'area dell'armatura in centimetri quadrati. La possiamo calcolare direttamente da questa tabella che si apre qui. Ipotizziamo di avere sopra, armatura superiore, 3 barre fi 16. Facciamo calcola e poi inserisci. A che distanza? Questa distanza è quella dal lembo superiore, quindi dobbiamo andare a inserire praticamente il copriferro, quindi 4 cm di copriferro. Poi il lembo inferiore. Quanta armatura abbiamo? Abbiamo 3 fi 16, ad esempio, e 2 fi 20. Facciamo sempre calcola e poi inserisci. E abbiamo 12,32 cm² di armatura. A che distanza? Sempre partendo dal lembo superiore, andiamo a fare tutta l'altezza meno una volta il copriferro. Quindi, essendo da 50 cm, diventa di 46. E premiamo invio. Cliccando qui si aggiornerà la nostra anteprima e vedremo che l'armatura dove è posizionata. Poi dobbiamo andare qui su quest'altra tabella. Che momento vogliamo calcolare? A stato limite ultimo positivo o negativo? Lo facciamo tutte e due. Andiamo a selezionare momento positivo e facciamo calcola MRD. Una volta calcolato MRD vediamo qui il momento resistente della sezione. Con le sigma, con praticamente la deformazione del calcestruzzo che è 3,5 per 1000. E cosa andiamo a fare? Andiamo a fare la verifica a stato limite ultimo negativo. Clicchiamo come sempre, calcola MRD e vediamo quanto resiste a momento negativo. Spero di esservi stato di aiuto con questo video, che sia stato tutto chiaro e se avete domande oppure suggerimenti, mettete un like alla pagina e commentate, insomma, sotto il video. Ciao, al prossimo video.